Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Kingslave Corporation e oggi signori faremo la reaction al trailer di She-Hulk uscito ieri, sera verso mezzanotte. Niente, vediamo se è uscito anche in italiano, però prima vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube, su Twitch come Kingslave Corporation, nuova pagina Instagram, Kingslave18, la mia pagina ufficiale. Ragazzi, seguitemi sempre su Twitch, mi raccomando, e direi di fare la reaction. Eccoci qui ragazzi in questo video. Allora, già in primo piano abbiamo il trailer di She-Hulk. E niente, vediamocelo. Essere un supereroe è una prova difficile. Chi proteggerà il mondo se non le persone come te? Sono Jennifer Walters, sono un avvocato. Ho grandi amici. Possiamo avere da bere ed è un'emergenza. Un lavoro impegnativo. Abbiamo aperto la divisione legale dei superumani e voglio che lei ne sia il volto. E una famiglia frustrante. Cugina, non lo abbiamo chiesto noi, ma dobbiamo farci i conti. Le tue trasformazioni sono innescate da paura e rabbia. Sì, ma quelle sono le basi di ogni donna che esista. Lui. Così sembra che se non mi trasformo morirò! Sì! Sì! No! No! Io voglio solo essere un normale e anonimo avvocato. Può dirci dove si trova She-Hulk? Jen, sei una storia. Ok. Ehi, il tuo sedere è pazzesco adesso! Potresti essere un Avenger. No, non sono un supereroe. Quelli figo. Sono miliardari o narcisisti o orfani adulti, solitamente. Oh, attenzione. C'è qualcosa di più deprimente di questi appuntamenti a 30 anni? Ehi, il migliore incontro degli ultimi tempi. Oh. Ci dividiamo delle patatine. Portiamocele via. Molto figo, veramente figo. Devo dirvi la verità, ragazzi, non mi aspettavo un trailer del genere. Ci sarà delle vene comiche veramente assurde in questa serie TV. Devo dire che alcuni hanno detto che la CGI di She-Hulk non era un granché, però del resto sommato è quello che è. C'è Tim Roth. Tim Roth, vabbè, non so come si pronuncia. Del primo incredibile Hulk con Edward Norton. E devo dire che si era preannunciata questa apparizione in questa serie TV. E niente, poi abbiamo un Bruce Banner con la fusione di Hulk. Quindi mi viene da ipotizzare che, essendo dopo Endgame, che il braccio di Professor Hulk si sia danneggiato con lo schiocco di Thanos, qui invece il braccio lo troviamo sano, quindi credo che questo sia ambientato nei 5 anni di passaggio da Infinity War e poi Endgame. Non lo so, dovremmo ancora specificare. La villain del film si chiama Titanium? No, Titan, scusate. E credo che sia la prima villain di She-Hulk. Poi abbiamo visto anche l'apparizione di Frogman. Volevo un altro Frogman in realtà. Volevo colui che sollevasse il Mjolnir. Però Frog Thor sarebbe. Thor, credo. Vabbè, una roba del genere. E niente, questo è quanto. Spero di avere delle sorprese abbastanza grandi. E niente, aspetteremo il 17 agosto che. Non lo so, vedremo la serie TV come si svolgerà. Niente ragazzi, grazie mille per aver visto questo video. Io vi ricordo di seguirmi su Instagram, su YouTube e su Twitch come Kingslave Corporation. Nuova pagina Instagram, Kingslave18, che è la mia pagina ufficiale. Ragazzi, supportatemi tutti i giorni, mi raccomando. E niente, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!